Arriva in Abruzzo JETS, il nuovo treno di Trenitalia per il trasporto regionale. A consegnare a Pescara il primo dei 4 JETS previsti per i pendolari abruzzesi è stato oggi l'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano. Un impegno che avevamo nel contratto di servizio con Regione, questo è il primo dei 4 elettrici, treni elettrici che arriveranno, ne arriveranno altri 4 diesel all'inizio del prossimo anno, quindi completeremo la flotta. Come previsto dal contratto, quindi rispettiamo gli impegni entro i primi mesi del 2015. Si spera in contratti futuri? Sì, il contratto scade a fine di quest'anno, quindi vedremo cosa accadrà. Riteniamo che sarà necessario fare probabilmente un contratto ponte per un breve periodo, ma poi la vera soluzione sarà quella di avere una gara. Quindi il trasporto pubblico locale è la vera soluzione, che ci sono gare a cui vorremmo partecipare noi e altri concorrenti per affidare al meglio il servizio. Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario alla presidenza della regione, Camillo D'Alessandro, che ha annunciato nuovi obiettivi. 4 saranno a carico di Trenitalia, 4 non elettrici ma diesel li finanzierà la regione con i propri fondi. L'obiettivo è che nei prossimi anni noi cambieremo completamente il parco rotabile, perché questa è una regione che anche da questo punto di vista doveva migliorare, eravamo in ritardo, adesso stiamo accelerando perché il trasporto pubblico locale è tornato ad essere una priorità. Un momento importante questo per il trasporto abruzzese, specialmente per i pendolari? Assolutamente sì, con l'ingresso di questo nuovo materiale i treni più vecchi risalgono al 2004, quindi praticamente abbiamo una flotta con un'età media intorno ai 5 anni, con età media, con i 4 che sono ovviamente recentissimi. Inoltre sui treni a più lunga percorrenza abbiamo negli ultimi anni rinnovato tutto il parco delle locomotive, per cui possiamo dire che il materiale elettrico che circola in Abruzzo è tutto materiale di ultima generazione. Presente tra gli altri anche il presidente e amministratore delegato di Alstom, la casa costruttrice del nuovo convoglio, che ha spiegato le principali caratteristiche tecniche. Un treno che prima di tutto direi che è fabbricato in Italia. Come caratteristiche tecniche direi che questo è il primo della famiglia che stiamo consegnando a 4 casse, è una famiglia di treni a 4, 5 e presto ci sarà anche il 6 casse. È un treno capace del 160 km all'ora, a questo qua di 4 casse a 204 posti e direi è abbastanza versatile per farne un treno metropolitano e un treno regionale. Il nuovo treno JETS inizierà a viaggiare sulle linee d'Abruzzo dalla stazione di Pescara Centrale. Sicuramente oltre alla loro funzionalità ci sono degli arredi molto belli all'interno e c'è anche una strumentazione tecnologica all'avanguardia, però vanno nella direzione di offrire una trasportistica pubblica locale che sia sempre più efficace, visto che sempre più gente utilizza il treno per gli spostamenti e quindi è opportuno che le condizioni degli spostamenti medesimi siano i più degni di un paese civile possibile.